la parola a Emilio Caravati. A questo punto, come dire... No, io chiedevo se vogliamo fare solo domande. No, va benissimo, vabbè, presentare il disco. Poi dobbiamo lasciare un po' di spazio a Anna Dell'Era, perché ci racconterà un po' dell'esperienza che si fa a fuori tecnico, che potrebbe interessare anche... No, 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 beh, in realtà siccome è un format già tentato, più che provato più volte, è abbastanza difficile inserire tre esperienze che apparentemente sono esperienze molto simili e hanno ovviamente delle sfaccettature differenti. Di per sé sintetizzare l'esperienza già non ha molto senso rispetto a una tematica più generale, non, sempre effettivamente molto molto complicata. Io ho scelto, visto che appunto un po' di esperienze su questo l'abbiamo fatto, semplicemente di... Prima, stamattina ho riflettuto un po' su che cosa si potesse voler ascoltare sostanzialmente. Non mi è venuta una grande risposta, se non quella di mettere un po' insieme alcune cose che già in realtà dette sia da Ronchi e da Camillo. Cioè... sto un po' più qua. L'interesse per questi argomenti, l'interesse per questi contesti, l'interesse per questi luoghi è evidente anche nella dimostrazione del numero di presenze e di persone che viene ad ascoltarci spesso in queste situazioni, anche nella costanza nel permanere all'ascolto per così tanto tempo. Quello che però poi ci si domanda, almeno io personalmente mi domando all'interno dell'esperienza che da più di un decennio, oramai siamo arrivati quasi a 15 anni che lavoriamo in questi contesti, e capire che cosa rimane, e appunto, Camillo l'ha accennato prima, sarebbe sempre interessante arrivare alla lezione numero 2, nel senso che la prima cosa, la più evidente, diciamo, viene molto facile da recepire, viene molto facile anche da comunicare in qualche modo, però molto probabilmente la prima lezione non è quella buona, la lezione buona probabilmente è nel corso degli anni del tempo. Chiudo, parentesi, noi o meglio io, il mio piccolissimo studio composto da 5-6 persone, compreso mio fratello Matteo con cui collaboro da molto tempo in questi contesti, siamo una struttura un po' diversa sia dalle tematiche di emergency a scala internazionale, diciamo su più aree, che dall'associazione rappresentata da Camillo Architetti Senza Frontiere. Noi abbiamo costituito a seguito dei lavori del nostro studio una piccolissima onlus per sostenere alcuni progetti in un'area molto molto limitata, e quindi le immagini che vedrete oggi stanno semplicemente in una nazione che è il Mali, in Africa occidentale, nella quale lavoriamo appunto da più di una decina d'anni. Cosa è successo in quella zona non mi è indifferente rispetto a quello che vi posso dire, e quindi l'immagine che qui vedete è un'immagine fondamentale per quel luogo, accaduta l'anno scorso, di un colpo di Stato, poco prima delle elezioni, che ha sostanzialmente cambiato e rivoluzionato la vita di questa nazione nell'ultimo anno. In seguito a questo colpo di Stato, metà della nazione, in pratica, il mese dopo il colpo di Stato, con tutto l'esercito maliano allo sbando, è stata conquistata nella parte nord da gruppi molto diversificati di fondamentalisti islamici, legati a diversi interessi, e non entro nella questione, ma arrivo saltando subito a pochi mesi fa. Questa cosa ha interessato anche l'Europa, nel momento in cui la Francia, una volta che questa avanzata si stava manifestando in modo pericoloso e molto rapido verso la capitale, ha deciso sostanzialmente d'urgenza di intervenire militarmente. In questo momento ci sono quasi 4.000 militari francesi occupati in una guerra che quotidianamente vede, o scopriremo poi vedrà molto probabilmente, anche decine, forse centinaia di persone morire tutti i giorni. Ecco, in questo quadro, questa notizia, che ha avuto una certa rilevanza nel mese di gennaio, cioè nel momento in cui la Francia è intervenuta, è come al solito completamente scemata e dimenticata, e questo non sarebbe secondo me il grosso dei problemi. Mi riaggancio al discorso che si faceva inizialmente sull'interesse dell'Africa per alcune cose, e evidentemente l'interesse per l'Africa c'è, bisogna capire se dall'interesse c'è la possibilità di mantenere un'attenzione e quindi passare
ad un livello diverso di vicinanza ed approccio su queste tematiche, che potrebbe essere una potenziale lezione numero due da fare magari più avanti. Ecco, dicevo, queste immagini dimostrano che questo territorio due mesi fa, per una settimana, almeno per quanto noi che conosciamo il luogo possa essere stata l'attenzione internazionale, attualmente è stato completamente dimenticato, pur attraversando una situazione molto drammatica dal punto di vista umanitario, con le immagini in realtà identiche per tutti, sia Camillo che Raul hanno mostrato potrebbe essere la stessa immagine, non cambia assolutamente nulla, stiamo parlando di 200-300.000 profughi che dal Mali stanno un po' invadendo le nazioni più vicine. Ecco, la cosa che mi interessa però portare all'attenzione di persone che ascoltano su questo contesto è un po' quello che ne viene in realtà a noi in tasca, o meglio, quello che ne viene a noi a conoscenza, e lo faccio in un modo anche un po' stupido se vogliamo, ma volutamente, nel senso che dopo forse neanche 3 settimane dall'intervento francese a gennaio, Hollande arriva in una visita lampo in Mali, e nel giro di una mattina ed un pomeriggio, partito da Parigi alle 8 del mattino, alle 9 della sera era già ancora a Parigi, riesce a visitare l'aeroporto più interessato dalla zona di guerra, che era Sévaré, che è la foto di questo momento, visita la città di Timbuktu, nota per la sua mitologia, diciamo, un po' in tutto il mondo, ritorna a Bamako, fa un grandissimo intervento oratorio nella piazza principale della nazione e se ne torna a casa, un po', diciamo, come dire, a testimoniare che comunque l'intervento francese era arrivato ad avere un risultato. Di per sé la cosa ha assolutamente un suo posizionamento, un suo criterio, una sua logica, e non entro nel discorso politico, però curiosamente questa immagine che vedete è lo sbarco di Hollande all'aeroporto di Sévaré, siamo a potenzialmente 200 km dal fronte, gli viene regalato un dromedario da parte della popolazione locale. E oltre a questo, dentro questa enorme vicenda, perché comunque è una vicenda internazionale che occupa tutta la scena dell'Africa occidentale, il Mali è in una regione proprio incastonata con 5.500 km di confine, con una proporzione confini superficie forse una delle più grandi del mondo. Dentro questa vicenda capita, non a caso, anche un personaggio molto noto a noi, questo è Romano Prodi, lo vedete, che 3 mesi fa è stato nominato mediatore ufficiale da parte dell'ONU su questo conflitto. Ora, faccio una piccola somma dei due episodi, del dromedario di Prodi. No. Vabbè, ci sta benissimo, però molto eccetera. Il sorriso e tutto quello che volete. No, io lo uso in questo modo. Quello che ci viene in tasca di tutta questa storia, cioè quello che la rilevanza internazionale del conflitto ha avuto per una settimana, sulla stampa italiana, per parlare solo della stampa italiana, il risultato nell'ultimo mese di aprile è più o meno solo questo articolo, o meglio, questa notizia, perché l'articolo è stato poi ripreso da più fonti diverse, dove se dobbiamo ancora parlare di Mali, parliamo in questo modo, cioè della fine che ha fatto il dromedario, perché il dromedario probabilmente è stato mangiato da qualcuno, è stato fatto a pezzi, se lo messo non messo in pentola, e arrivederci. Questa notizia è una stronzata, no? Nel senso che ha il valore commerciale di nulla, di questa bottiglia vuota sbattuta per terra, niente. Rimane il fatto che è l'unica notizia che io sono riuscito a raccogliere sul Mali. E se avete fatto magari un minimo di attenzione, succede che 10 giorni fa, durante le elezioni del Presidente della Repubblica d'Italia, Romano Prodi a un certo punto nel marasma generale del Partito Democratico viene presentato come candidato alla presidenza. Romano Prodi in quel momento stava a Bamako a trattare tra le diverse parti del conflitto. L'ulteriore risultato, cioè l'unica possibilità di leggere la parola Mali all'interno di un giornale, è stato un articolo sul Corriere della Sera di 5 colonne, quindi un articolo molto consistente, nel quale la parola Mali viene ripresa semplicemente perché Romano Prodi tornava dal Mali. Nelle 5 colonne, di per sé non si parlava neanche molto delle sue reazioni in relazione all'elezione del Presidente, ma si parlava soprattutto del fatto che fossero andate a prendere le nipoti, che avesse regalato delle caramelle, che l'aereo fosse in ritardo, ma il significato e il senso della presenza di una persona così a Bamako non veniva accolto da nessuno. Io credo che questo sia un fatto molto grave.
se vogliamo anche sintomatico, che porta l'attenzione, un po' perché è divertente da un lato, quello del cammello, del dromedario, forse, non tanto per lui, dall'altro però induce a pensare. In questi 10-15 anni di pensieri nei confronti del punto di vista tra guardare questa realtà nostra da Bamako nelle 32 volte che ci siamo stati avanti e indietro, piuttosto che guardare la nostra realtà da qua, devo dire che è molto diverso. Quindi se c'è qualcosa da lasciare nelle tasche di qualcuno di voi è un po' questo, cioè cercare di abituarci anche a pensare che questo contesto che può attirare, questa spinta umanitaria, questa spinta di cooperazione, questa spinta verso, come dire, delle necessità evidenti, eccetera, eccetera, è probabilmente qualcosa che nasconde altro, io credo, no? In tutti noi comunque presenti anche. E quindi l'invito è a pensare la differenza che esiste tra un interesse verso qualche cosa ed un'attenzione verso qualcos'altro, che sono dei passaggi fondamentali, senza arrivare a parlare di una parola più grossa che è la responsabilità. Ecco, diciamo che nel nostro lavoro il nostro tentativo e anche la nostra scelta è stata quella di limitare il nostro intervento in una zona piccolissima. Vuoi per problemi esclusivamente di gestione, lo studio è piccolissimo e le persone più di tanto non riescono a fare, vuoi per problemi quindi logicamente di mezzi, ma anche in qualche modo perché questa è un'esigenza fondamentale, necessaria nel momento in cui ci si approccia a dei contesti che non conosciamo, che è quella dell'approfondimento di relazione. Cioè la vicinanza con Bamako può essere in questo momento semplicissima, io probabilmente martedì parto e in giro di 5 ore sono a Bamako. Il problema è che io posso andare e tornare anche più di 30 volte, ma è un po' capire il senso di quella presenza, cioè perché siamo lì, no? Io ho scoperto che comunque, diciamo che la grande necessità che qua si può individuare nel poter sostenere alcuni progetti, in realtà è una necessità che potrebbe stare anche a qualche centimetro di distanza da noi. Vedo alcuni miei studenti qui intorno, devo dire che invece sono molto più orgoglioso di dire che argomenti apparentemente più vicini, ma in realtà molto più lontani dall'opinione pubblica, come possono essere gli argomenti che quest'anno stiamo cercando di trattare nel corso, che è quello del carcere, sono degli argomenti dal punto di vista sociale fondamentali allo stesso modo, che però purtroppo, anche stando così vicini e non a 5.000 km di distanza, hanno un'attenzione bassissima, molto più bassa, e un interesse ancor meno, non so come spiegarlo. Chiusa questa piccola parentesi un po' polemica, o meglio, questo piccolo asterisco che terrei a infilare in qualche testa, posso dire che anche pensando a che cosa mostrare, visto che molte facce le conosco e forse qualche cosa di quello che abbiamo fatto può essere già passato, ho preferito togliere completamente l'aspetto rurale del contesto più estremo, diciamo, che un po' caratterizza, se vogliamo così, un po' il nostro lavoro, per mostrarvi invece un punto di vista un po' inaspettato. Devo dire che mi coglie molto bene le introduzioni fatte sia da Raul che da Camillo sulla problematica urbana, cioè nell'avvicinare il mondo dell'Africa e allontanarlo dalla capanna, ma per avvicinarlo ad un mondo proprio più, diciamo, appunto urbanizzato, proprio per questo dato fondamentale che 4 anni fa ha fatto in modo che si parli di più, o meglio, si viva di più nel mondo, no? In un'area urbanizzata piuttosto che in un'area rurale, la stessa cosa succede anche in Africa. Succede quindi che mostrare un contesto africano è sì mostrare il cielo azzurro bellissimo, gli sfondi straordinari, ma è anche mostrare un punto di vista alla fine molto evidente. Questi, per esempio, sono realizzazioni, potrebbero stare in qualsiasi nazione dell'Africa occidentale, in questo specifico questo è il palazzo presidenziale, per esempio, che Blaise Compaoré, che è un presidente della Repubblica del Burkina Faso, in realtà un dittatore mascherato che da più di 30 anni sta in carica in quel posto, si è fatto realizzare 2 mesi prima dell'ultima elezione, quando è stato eletto per l'ennesima volta, pur saltando qualsiasi tipo di normativa. Ecco, diciamo che però l'immagine è un'immagine un po' diversa nel parlare dell'Africa e non mostrare il mango. Mostrando questo pomodoro si mostrano tante storie dietro, cioè si mostra che c'è purtroppo nel mondo in cui siamo un gioco economico, una strategia economica che fa in modo che questo pomodoro scatolato in Italia attraverso sovvenzioni europee venga venduto in Mali a un prezzo più basso, non tanto del pomodoro cinese che rimane ancora più basso, ma del prodotto locale. Quindi in Mali si producono pomodori, ma si comprano i pomodori Gino che arrivano dall'Italia, quantomeno sono scatolati in Italia con un prodotto cinese.
Quindi siamo dentro un meccanismo dove io potrei raccontarvi di questa immagine, dove ancora la donna può ricevere come miglior regalo dal suo marito un forno a carbone. E questo è vero in parte, ma è vero proprio solo in parte, nel senso che quel contesto lì sta modificandosi velocissimamente, e dentro questa velocità e dentro questa modificazione dobbiamo assolutamente cercare di collocare il nostro intervento in qualche modo, se abbiamo una strategia, in qualche modo il nostro pensiero. Vi mostro quindi quello che sta succedendo. Camillo l'ha fatto molto meglio di me, in senso più generale. Io qui vado un po' più puntuale, posso mostrarvi delle immagini di Bamako, di quelle che sono le realizzazioni, logement sociaux, gli alloggi sociali popolari che vengono realizzati a cura del governo maliano piuttosto che attraverso i fondi di cooperazione internazionale. Ecco, questa è per esempio uno straordinario quartiere appena terminato, lungo 1,7 km, cioè 1700 metri di realizzazione assolutamente uguali, dove l'unica differenza è una sigla tra una tipologia B1 e una tipologia B2, ok? E dentro al quale, per esempio, non esiste nessun ragionamento sociale, nel senso che la parola sociale è semplicemente utilizzabile perché è un intervento governativo. In realtà queste sono case governative che vengono date in affitto alle persone che possono permettersi quell'affitto. Le uniche persone che possono permettersi un affitto sono persone all'interno dell'apparato statale, e quindi sostanzialmente sono delle case per persone che lavorano all'interno della grossissima macchina statale, che anche in Mali è un grosso problema, no? Non parliamo tanto della burocrazia in Italia, ma succede questa cosa anche a quelle latitudini. Piuttosto che per parlare di cooperazione, è utile anche parlare di quello che succede effettivamente in cooperazione. Questo è un intervento venezuelano, poco distante da quello che avete visto prima, sempre nei bordi della città di Bamako, che non è una grandissima città, ma comunque sta per arrivare sui 3 milioni di abitanti. E come dire, questa è la politica di Chavez di 2 anni fa, che realizza questi edifici a forma di villetta schiera, dove non esiste un muro di recinzione, che è una cosa assolutamente senza nessun senso in un contesto come questo. Qualsiasi edificio ha un suo perimetro ben stabilito, c'è una differenza fondamentale tra strada e spazio privato dell'abitazione. Ecco, quindi dimenticandosi per esempio di dati fondamentali come quelli, ma inserendo, no, il problema della forma, quindi inserendo questa straordinaria idea, cioè di dare pregio e valore al suo intervento con la realizzazione di un prefabbricato, si diceva prima, no? Però che in realtà ha un significato che è forse un po' diverso da quello che potremmo intendere noi, cioè per forza di cose vedere una colonna di cemento dà sicuramente quel plus. Ecco, dentro questo contesto, da pochi anni, in Mali è da circa 4 anni che sono stati siglati degli accordi, sono arrivati imprenditori indiani, e non solo, e sono state realizzate, questa è la prima delle fabbriche di cemento, questa è la prima cementeria che sta in realtà entrando in funzione, no? Ma che sostanzialmente sta cavalcando un mercato straordinariamente enorme che nutre quello che è questa immagine è un'immagine della piccola cittadina dove lavoriamo noi, siamo a 10 km dalla capitale, è un'immagine di circa 3 anni fa. Se voi vedete la successione molto rapida, piegare da Google Art, ormai facciamo tutti, potete capire quanto in 3 anni questa cittadina si sia nutrita, no, di quel materiale. Tutte queste costruzioni sono realizzate esclusivamente in cemento, non c'è un'altra soluzione diversa. Quindi noi, come dire, possiamo immaginarci tante soluzioni diverse, possiamo immaginarci tanti scenari e prospettive di vita differenti per noi e per altri, dobbiamo però considerare effettivamente anche quello che è in realtà il contesto, cioè la realtà di questo contesto, di questa cittadina, Catì, dove appunto stiamo operando da anni, è sostanzialmente questo. E quindi, come dire, piano piano zoomando, vedete questa immagine qua, qui al centro c'è un piccolo, è il lavoro più grosso che abbiamo fatto, pur essendo diciamo comunque una struttura sempre abbastanza limitata. E così, giusto per vendere il disco, giusto per far vedere che cosa stiamo realizzando questo, che è un centro di riabilitazione motoria per persone con disabilità, oltre ad essere un centro di aggregazione per il quartiere, che come vedete appunto all'interno di un contesto molto basso, la città è in evoluzione, è una città comunque sempre ad un piano, c'è una densità
molto alta, ma stiamo sempre parlando comunque di una città assolutamente orizzontale che sta mangiando continuamente il suolo. Ecco, questa esperienza è un'esperienza che vi mostro come un'esperienza che potrebbe essere, diciamo, con un metodo e un sistema di lavoro che è assolutamente applicabile anche a Cinisello Balsamo, nel senso che esiste un'impresa, esiste un committente, esiste qualcuno che finanzia questa cosa. E devo dire, è in realtà il risultato per noi di appunto questi anni di esperienze, di interventi sempre un pochettino alla volta più grandi e un po' più strutturati, tale, però per esempio in questo caso sempre con la stessa impresa. La stessa impresa per questo lavoro più grande ha iniziato a sovrastrutturarsi, quindi sono apparse per la prima volta delle figure strane, come vedete tutto questo gruppo di persone, questa enorme matrona che in realtà era l'assistente di cantiere ingegnere, è durata 2 mesi, poi non capiva assolutamente una mazza ed è scomparsa. Diciamo che questo per dire che c'è lo scimmiottamento anche di un apparato strutturale assolutamente, diciamo, inadeguato in realtà rispetto al contesto, e dall'altro però il tentativo e anche la necessità di, come dire, di organizzazione, di necessità proprio strutturale da parte dell'impresa. Quindi per esempio per noi era la prima volta che vedevamo una baracca di cantiere con appesi i disegni, così come succedeva a noi nelle riunioni, ad un tavolo sotto una tettoia, una betoniera che funzionava con l'elettricità, e per la prima volta l'imprenditore, che vedete questo qua in mezzo, Jean Paul, che è un amico peraltro, ha addirittura dotato tutti di elmetto, tutti di giubbotto, l'ha detto alla pulizia del giubbotto alla fine del cantiere, quindi alle 4:15 l'ha detto, si staccava da quello che stava facendo, andava a ritirare i giubbotti di tutti, li metteva nel container, eccetera, eccetera. Hanno i sandali. Hanno anche i sandali, sì, però senza però, nel senso che questa cosa è durata, diciamo, 3 mesi, ecco. Ha fatto fuori una, ha fatto fuori l'altra, la struttura alla fine poi si è comunque ridotta a quella che è una struttura, diciamo, funzionante senza troppi fronzoli intorno, no? In sostanza. Questo per dire che forse sarebbe stato più appropriato fare un parallelo con un lavoro a 40 km da lì, cioè in estrema savana, in estremo contesto rurale. Ci sono delle differenze fondamentali, anche a pochissima distanza. La scelta di intervenire in un'area così limitata come la nostra, cioè noi siamo qui a Catia, abbiamo un raggio d'azione di circa 50 km, ci dà questa non possibilità, diciamo, necessità di agire in modi completamente diversi, e questa difficoltà per me adesso dimostrare a voi una differenza possibile tra un contesto estremamente rurale dove la terra cruda è l'unico materiale e un contesto estremamente urbanizzato dove l'unico materiale è il cemento e il blocco di cemento. Questo tenevo a sottolineare, questa piccola cosa. Alla fine poi il metodo di progettazione è lo stesso, quindi da Cinisello a chi a Ginigebubu nell'estrema savana si lavora sempre comunque per fortuna con la stessa cosa. E questo progetto, giusto per entrare un po' di più nel sistema, è appunto su un terreno in leggera pendenza, un appezzamento di 40x60 metri, con 3 metri di dislivello tra un punto e un altro, ed è un progetto, praticamente tutte le zone di grigio che vedete sono aree coperte, quindi diciamo, tolgo nelle parole di Camillo, già un po' è stato detto, diciamo, la necessità di lavorare sugli spazi aperti e coperti, di non far mai toccare l'edificio o i muri dell'edificio da parte del sole, ed è una struttura unica con un unico materiale che è il cemento e il metallo, quel poco metallo che si viene a trovare almeno come strutture, che avvolge avvolge appunto questo edificio. Tutto è costruito appunto con sistemi assolutamente comunque manuali, nonostante la betoniera che avete visto, perché anche quella poi non è praticamente mai stata utilizzata. Questi mattoni sono fatti assolutamente comunque a mano, sono cotti al sole pur essendo di cemento e sabbia, e tutto il progetto ruota intorno sostanzialmente a 2 misure. La prima misura è il blocco di cemento 40x20x20, come vedete qua. Abbiamo approfittato di un modulo, cioè l'utilizzo di questo 40x20x20 ci ha dato la possibilità di usare innanzitutto, perché comunque avevamo la possibilità di finanziamenti, diciamo, non proprio così risicati come in altre circostanze, di utilizzare il 40 come spessore dei muri, non più il 20 come viene usato comunemente, ma soprattutto di riflettere su esperienze anche già fatte in savana, ma nel bucare l'edificio in un modo solo, cioè il modulo è questo modulo da 20, che dà la possibilità di ottenere finestre, di ottenere
recinzioni piuttosto che avere dei frangisoli naturali, il tutto realizzato con un'unica misura, un unico blocco. Se vogliamo, questo è così, non tanto per contestualizzare, potrebbe essere l'asterisco di riferimento, però posso dire che sono delle riflessioni che arrivano in parallelo. Questo è un esempio di una moschea, sempre in una zona del Mali, dove vedete il sistema delle fessure e quindi la protezione dal sole attraverso dei frangisoli di questo tipo. Ecco, tutto il progetto si modula appunto quindi su questa misura. La faccio abbastanza breve, e quindi da lì poi si parte con le difficoltà per esempio nel capire come quel modulo debba essere poi effettivamente realizzato e costruirsi delle dime, eccetera eccetera. L'altra cosa importante è che bucature tutte identiche danno la possibilità di realizzare serramenti tutti identici. Non esiste un'industria a Bamako, o meglio, a Bamako esisterebbe di tutto, si potrebbe prendere alluminio, si potrebbe prendere quello che si vuole, però ha dei costi diversi. Se si vuole utilizzare una manodopera legata comunque all'economia locale, necessariamente si utilizzano dei profili di ferro che vengono fatti manualmente. In questo caso noi abbiamo realizzato 225 finestre, tutte assolutamente identiche, ovviamente dopo averle prototipate, quindi fatta una, fatta due, fatta tre, alla quarta finestra siamo arrivati a produrre quello che ci serviva. C'è una finestra che appunto ci dava la possibilità di ventilare, ci dava la possibilità di areggiare, di proteggerci dalle zanzare, eccetera eccetera. Adesso qua andiamo molto rapido. L'altro elemento, che è appunto il profilo metallico, è il profilo metallico più sottile possibile nel mercato che si poteva trovare, e quindi è questo profilo che ha un diametro di meno di 10 centimetri, quindi siamo a meno di 100 mm, che sta su un passo strutturale di 2,50 m, quindi un progetto molto semplice, un modulo strutturale e un modulo per la realizzazione delle murature e tamponamenti. Per quanto riguarda la dotazione di cantiere, si parla di saldature e poco altro, e vedevo delle immagini di Raoul ed era abbastanza invidioso delle sue travi straordinariamente diritte, e devo dire anche più belle delle nostre. Le nostre arrivano dalla Cina, per quello che si possa trovare a Bamako, ed è questo il problema. Quindi anche pensando comunque ad un modulo molto semplice, ha delle luci infinitamente basse, e noi non abbiamo per esempio solai in cemento armato piuttosto che in voltine, ma semplicemente realizziamo delle strutture in metallo, coperture in lamiera e falso tetto, come si dice, in legno, no? che dà poi una reazione all'edificio, quindi delle strutture molto più leggere. Nonostante questo, e nonostante i profili più semplici del mondo, il problema poi è altro, cioè arrivare in cantiere con degli elementi di questo tipo che poi vanno ovviamente martellati e lavorati, no? Piuttosto che anche questa, che potrebbe essere una storia che dura tantissimo, la sintetizzo velocemente. Pensare ad un cancello il più semplice possibile, anche dopo anni di esperienza, può essere dire ok, prendiamo una rete elettrosaldata e usiamo la rete elettrosaldata. Scoprire dopo 12 anni che non esiste una rete elettrosaldata in Mali, e io in cantiere dire ma come, sì, ne ho viste tantissime. In realtà confondevo da una parte e dall'altra, perché sono un po' diventato schizofrenico, e dall'altra però non era poi così falso quello che avevo visto. In realtà esistevano queste maglie. Ma dove esistevano? Esistevano in un grosso cantiere Bamako, citato prima Francis Queret, costruisce, un architetto abbastanza noto in contesti di questo tipo, vince la Gagan nel 2004, viene incaricato dell'ampliamento del Museo Nazionale a Bamako, quindi a 15 km da lì, e lui ha tutto a disposizione. Qualsiasi cosa che si possa trovare è in quel cantiere, tanto che nel mio immaginario esisteva anche la rete elettrosaldata. Bene, la rete elettrosaldata, scopro dopo 10 giorni di ricerca di sta cazzo di rete elettrosaldata che non saltava fuori, nel mercato del ferro usato, a un certo punto un cumulo di macerie appare nella rete elettrosaldata. Ecco, eccola qua. Dice, sì, ma questo è un resto. Io dico, ma un resto di che cosa? No, un resto, ed era l'unico resto rimasto del lavoro del museo dell'ampliamento nazionale di Francis Queret. L'abbiamo rubata, sì, l'abbiamo presa e l'abbiamo realizzata, l'abbiamo assolutamente utilizzata. Okay. Detto questo, chiudo, perché tanto sono solo aneddoti, diciamo, ma forse è meglio lasciare al dibattito. Le sperimentazioni, comunque, diciamo, ognuno delle occasioni di cantiere è un'occasione di sperimentazione, di esperienza, di relazione. Il come porsi rispetto a questa cosa è la cosa fondamentale. Quindi nel cercare delle soluzioni apparentemente anche inesistenti, in questo caso per esempio abbiamo realizzato dei semplicissimi pavimenti in getto, quindi con della ghiaia, della sabbia e un po' di cemento, ma era una cosa che non era mai stata realizzata. Quindi abbiamo cercato di capire, facendo degli esperimenti, che questa cosa potesse essere l'elemento, diciamo,
che univa e caratterizzava tutto il nostro intervento. Fatti degli esperimenti, fatti e funzionanti, alla fine la realizzazione ha dato questa cosa che per noi troviamo in qualsiasi marciapiede, magari in quel contesto poteva essere difficile e poco leggibile. Quindi graniglia sugli spazi. O altrettanto abbiamo due palestre per la riabilitazione, cercare un materiale della gomma, del materiale per palestre. Bene, non esiste. Io ho girato 2 anni da Macu per cercare del materiale, alla fine quello che eravamo riusciti a trovare era questo stock di roba che arrivava dal Belgio, assolutamente casuale, random, una quadri, una fiori, una finta pietra e tutto quello che si voleva, peraltro senza nessuna esposizione, cioè in questi blocchi che pesano forse 100 kg, cioè insollevabili queste bobine. E alla fine la soluzione è stata, vabbè, perché non utilizziamo in realtà questi bellissimi tappeti che vengono fatti di plastica, niente di straordinariamente ecologico, ma che avevano delle dimensioni, e alla fine abbiamo capito che attraverso questi piccoli telai si potevano comunque cucire insieme ed essere utilizzati come dei tappeti da appoggiare. Vado veloce. Lui è Alphonse Traoré, un amico, un artista che ha lavorato con noi da anni e che in questa occasione appunto caratterizzerà gli spazi esterni dell'edificio. Questa immagine è semplicemente per il metodo di lavoro che si può utilizzare. Noi, avendo una struttura così piccola, diciamo che oltre alle difficoltà della guerra che vi ho detto all'inizio, non siamo presenti sul luogo sempre, ma quindi dobbiamo comunicare. Negli ultimi anni attraverso internet è diventato più semplice, però per far capire che quell'immagine e quella dima di Alphonse dovesse stare più in alto, no, questi sono i messaggi in codice che ci si lancia da un cantiere ad uno studio, no? E quindi diciamo abbassare alla stessa altezza della panca la dima di Alphonse. Questa cosa alla fine è riuscita, riesce nel momento in cui è un codice che ha avuto esperienze di anni e che attraverso sperimentazioni ed errori precedenti siamo riusciti in qualche modo ad oliare ad arrivare. Queste sono le immagini del centro che sta per essere ultimato, le piante che sono state già posizionate, e come vedete all'interno dello skyline di KT emerge, ma molto poco, una sottile lamina di metallo che sarà il centro. Chiudo con queste due cose, proprio 1 minuto e mezzo, per lasciarvi alcuni dubbi o sensazioni. Questo è uno dei tanti lavori che abbiamo fatto in Savana, una scuola, per dire. La prima che abbiamo fatto nel 2004, e che è stata pubblicata, è stata diciamo riportata anche qui in Italia in qualche modo, eccetera eccetera, tra lo stupore generale da parte delle persone del villaggio. Stiamo parlando in questo caso di un contesto di Savana. Bene, il nostro ruolo in quei contesti è anche questo risultato. Invece la scuola che vi ho mostrato in 2 immagini, una su una rivista e l'altra dal vivo, dopo 2 anni è stata clonata, no? Il DVG lasciato all'impresa che aveva realizzato le strutture metalliche a 70 km di distanza in questo caso, e quindi tra il piccolo villaggio di 300 anime e la grande capitale di 2 milioni o 3 milioni di abitanti, è diventato un asilo materno. Semplicemente specchiato, cambiato il materiale, non è più terra cruda, è cemento, le colonne che erano degli esili elementi in metallo sono diventati dei pesanti elementi di cemento, altrettanto quei muri neri che vedete, che sono in realtà delle lavagne a cielo aperto, sono diventati dei muri bianchi. Come dire, il nostro ruolo in questi contesti è anche un po' questo, cioè quello di essere ovviamente molto osservati, in quanto io amo definire il nostro ruolo lì un po' degli asterischi, no? Cioè molto visibili come attori, un po' per il colore della pelle, un po' per le potenzialità che ci portiamo alle spalle, un po' per tantissimi altri motivi. Ecco, è un ruolo molto rischioso e può avere delle conseguenze come queste. Questi sono per esempio invece interventi che ci capitano di trovare all'interno dei villaggi dove lavoriamo, cioè degli enormi acquedotti fuori misura, completamente forse ben integrati, non so, la faccia è bellissima in realtà, delle gambe stupende, però diciamo forse non è proprio l'immaginario che ci vogliamo un po' in prospettiva. Questa è l'ultima realizzazione fatta, che è appunto una scuola in savana. Per chiudere e semplicemente dire che appunto si è molto copiati, si è molto guardati, e se il rapporto funziona, un rapporto di relazione il più lungo e profondo possibile, probabilmente si arriva a questo che con orgoglio da un po' di tempo mostro in giro, è il risultato. Cioè l'immagine che vedete da Google Earth anche da casa vostra, riprodotta sul retro di un pacchetto di sigarette da parte di un muratore masson che lavora con noi da qualche anno e che
semplicemente riportando delle misure di quote altimetriche sugli spigoli dell'edificio, ha sinteticissimamente riportato l'essenza del progetto. È un po' l'esecutivo. Questo per dire che, appunto, senza una, diciamo, un interesse che si trasforma in attenzione e diventa responsabilità, probabilmente forse stiamo un po' perdendo il filo. No, questa cosa è possibile a Fan Siracoro, che sono le immagini che vedete di questi laboratori di architettura che abbiamo fatto con i bambini, ma è possibile anche a Bollate, Baranzate o dove cavolo vi pare qui vicino. Non è il caso di arrivare fin lì per scoprire che l'architettura, come ha già ben detto Raul, è una cosa importante e un bene comune. Tutto qua, grazie. Io vi porto via pochissimo tempo perché non voglio togliere spazio ad un dibattito che vi auguro sarà ricco, così come è ricca la presenza in questa sala, e di questo mi compiaccio tantissimo, anche se appunto questa esperienza che mi passa alle spalle è stata la mia prima conferma del fatto che gli studenti di architettura fossero degli studenti particolarmente sensibili a queste tematiche. 2 anni fa abbiamo fatto questa prima esperienza di workshop sul tema della terra cruda, ma in realtà la tecnologia della terra cruda era una tecnologia presa in prestito da una condizione molto particolare del contesto nel quale ci apprestavamo ad operare, ossia la costruzione di una piccola situazione ospedaliera, ambulatoriale più che ospedaliera, per una missione di padri passionisti a Itololo in Tanzania. Lì esiste la tradizione, la cultura, la pratica nella popolazione locale dell'utilizzo della terra cruda, e dunque ci sembrava interessante proporre agli studenti l'organizzazione di un progetto per risolvere questi problemi dateci dalla missione attraverso la tecnologia della terra cruda. L'esperienza è stata un'esperienza straordinaria. Io ringrazio Erika e gli amici di Emergency di aver organizzato questa occasione, ma ripeto, tra gli studenti di architettura c'è stata una risposta straordinaria. In 2 anni di attività abbiamo avuto la possibilità di lavorare con 100 studenti complessivamente nel corso dei 2 anni, abbiamo avuto però più di 400 domande di preiscrizione, e per l'anno prossimo, che non è un programma, una nuova edizione di workshop sulla terra cruda, io continuo a ricevere mail di studenti che mi chiedono come si farà, quando si farà, dove posso trovare informazioni. Per cui il tema è un tema molto, molto sentito da parte dei ragazzi, ma credo, sentendo anche le presentazioni, e qui magari mi aggancio un attimo buttando lì alcuni spunti, magari anche alcune domande, alcune riflessioni per il dibattito, mi riaggancio agli interventi fatti precedentemente. Credo che l'interesse da parte degli studenti a queste tematiche non siano tanto gli interessi di andare a lavorare per forza in un paese lontano, come tu giustamente ci hai osservato, e come anche Camillo, mostrandoci quegli slam milanesi, ha riportato una necessità del prendersi cura dei luoghi anche da noi. Anche da noi c'è tantissimo da fare
nel prendersi cura, ma io credo che l'attenzione degli studenti a questi progetti, rispetto invece che alle grandi conferenze di Herzog di 3 settimane fa, della Zavid di un anno fa, che pure sono, non volevo mettervi in paragone, cioè, siamo molto meglio. No, il tema io credo che sia quello del vostro approccio al tema dell'architettura, che è l'approccio dei simboli che menzionavi tu, della materia, della tecnologia, del fare tanto con poco, dell'utilizzare la materia locale, la natura, gli elementi che la natura mette a disposizione, e il presentare le vostre rispettive esperienze professionali entrando nel merito del come materialmente cresce, nasce, si sviluppa, si costruisce, si elabora un progetto. Da parte delle Archistar vediamo delle grandi immagini, ma non sappiamo che cosa ci sta dietro, come si arriva lì. Invece dal tuo racconto, no, era molto bello vedere anche quali sono state le idee, le immaginazioni che hanno portato alla costruzione, l'osservazione del locale, del materiale che esiste, della paglia piuttosto. E io credo che questi aspetti sono gli aspetti che un po' mancano all'interno di questa scuola. Difficilmente si pratica il nostro insegnamento dell'architettura attraverso queste forme. Per quanto noi si lavori su un progetto residenziale piuttosto che ospedaliero, carcerario, però poi facciamo i conti con il materiale che andiamo a comprare dal rivenditore di materiali. Cioè, mentre per gli studenti credo che l'interesse nel guardarsi intorno e nel capire che in un certo posto ci può essere una foglia che abitualmente viene lavorata dalle popolazioni locali, e con quella foglia ci fanno delle scuoie, e così come nasce una scuoia può nascere anche un tendaggio, può nascere un elemento di protezione che mi ripara dai venti che portano sabbia a terra, e io ho bisogno di difendermi, di proteggermi dalla sabbia e dalla terra. Cioè mettere concretamente le mani, e questa che vedete passare è stata l'esperienza di Granara, ad esempio, che gli studenti del workshop hanno fatto mettendo le mani nella terra e avendo la possibilità di lavorarla, ecco, tornavano da queste esperienze pieni di entusiasmo, perché è diverso a disegnare, mi auguro non sul retro di un pacchetto di sigarette, ma con tutti i crismi con i quali noi con tanta fatica ci prodighiamo per insegnare loro a disegnare. Però il poter passare dall'aspetto astratto della rappresentazione grafica al mettere le mani nella terra e capire che io con le mie mani posso costruire un manufatto che si chiama mattone di terracotta, o posso costruire un muro di Pisee o un muro di Torquì, se poi con questi muri posso metterli insieme facendo attenzione a quelle che sono le particolarità tecniche che questa materia si porta dietro, e dunque anche le attenzioni che il progetto deve rispettare nel seguire l'utilizzo della materia, non incrociando mai i muri, ad esempio, tenendoli sempre staccati, perché il momento dell'incrocio dell'angolo con la terra cruda è un momento di debolezza che molto facilmente, 90 su 100, si rompe, l'angolo non tiene, e allora uso la strategia di tenere, di costruire l'angolo, ma con due elementi che non vanno mai a toccarsi tra di loro. Ecco, io credo che
questa esperienza che abbiamo avuto modo di fare per 2 anni qua dentro, e che io sollecito tanto il laboratorio per la cooperazione internazionale, appunto, di cooperare anche da noi, perché se penso all'ospedale San Raffaele e penso alla meraviglia di ospedale che ci hai mostrato tu, credo che non c'è paragone rispetto a quel cupolone con l'angelo che vola in alto sopra l'ufficio del Don Verzé, e invece una domesticità, una poesia nella pulizia delle forme, dell'uso dei materiali, dei colori, degli ospedali che ci ha mostrato. Ma quanto è più bello andare a farsi curare in un ospedale, pensare di entrare in un ospedale come quello, che non nel cupolone con l'angelo che si lancia nel cielo. Ecco, dicevo e mi rivolgevo a Giuliana che io credo che il laboratorio di cooperazione internazionale del nostro dipartimento potrebbe farsi carico di promuovere delle iniziative rivolte agli studenti, anche attraverso, e qua mi rivolgo invece a voi liberi professionisti che avete per le mani delle occasioni di lavoro, anche attraverso dei bandi di concorso, io ho pensato, senza nulla voler togliere poi all'attività della libera professione che uno svolge, però quando ci capitano delle commesse da parte di qualche ente, prima che voi vi ci mettiate materialmente a lavorare, perché non provare a lanciare dei bandi di progettazione rivolti agli studenti, dove almeno il grosso, grossolanamente, diciamo, la prima idea, le prime idee, dei suggerimenti, delle possibili vie da percorrere, non possano essere anche affrontati a partire dai lavori dei nostri ragazzi. Grazie.